Cari amici, ben ritrovati. Un saluto a tutti gli iscritti al canale e anche a quelli non iscritti. Se non siete iscritti, vi invito a farlo. E niente, dove mi trovo oggi? Oggi mi trovo a Villanova di Campo San Piero. Sono appena uscito di casa con lo zainetto, ma non sto facendo un trekking, non sto andando a correre, non sto andando a camminare, ma sto andando a raccogliere i rifiuti. Salve signora! Sto andando a raccogliere i rifiuti perché questo è il posto dove in genere vado a fare le mie camminate barra le mie corse. Ora, man mano che andiamo avanti, vi faccio vedere. E in queste mie corse camminate ogni volta noto che sul ciglio della strada c'è una sporcizia che è vergognosa, vergognosa. E allora provo a fare questo video e questo gesto al fine di sensibilizzare un po' le persone a non buttare la spazzatura per terra e a tenere un po' più pulito, ok, questo mondo che ha bisogno sicuramente di un po' più di affetto da tutti i punti di vista. Quindi non buttate le cartacce per terra, le tenete in macchina, le tenete in tasca e quando arrivate a casa le buttate nella spazzatura, che così fate un gesto rispettoso verso l'ambiente e un qualcosa anche moralmente un po' più sensato. Perché ragazzi, il mondo è bello da ogni prospettiva, da ogni punto che lo si guardi, quindi teniamolo un po' più pulito, che risplenderà un po' di più. Guardate qui, che cos'è? Un pezzo di guanto. E noi lo prendiamo su. Ragazzi, primo rifiuto, olle! Una bella idea sarebbe quella che al posto del reddito di cittadinanza lavori socialmente utili. Sì, fai? No. Questo è bello, in famiglia. Io sento che ne sarebbe bisogno. Io sento che mi devo, siccome che mi ha insegnato un'anziana, io tu è su a vedere una carta, a vedere una cosa, tu è su portata a casa e mi quasi quasi vuoi imparare da io, se proprio vedo che fa schifo, sì. Mi fermo tu. Su, metto io vengo spesso a camminare e a correre, ecco. E allora vedo queste robe qua e ora nel mentre che faccio la camminata tocco su me qualcosa. Sì, tero. Se no, non fa nessuno. No, 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 anzi. No, no, anzi, sì, invece tu ti fessi così, ma adesso vado a vero? Toccare. Un guanto e basta. Ciao, ciao. Ciao. Secondo rifiuto, una bella bozza di birra vuota, ovviamente, se no me la berrei io. Ecco, la cosa che più mi dà fastidio è che il rifiuto più gettonato è il gratta e vinci. E allora io mi auguro di vincere 1 milione di euro alla faccia vostra. Comunque dai, è improponibile. Se grattate i gratta e vinci, portateli a casa e buttateli nei cestini, perché è veramente incredibile. Guardate quanto lavoro c'è qui da fare, guardate, guardate, guardate. Sono solo 5 minuti e guardate qui cosa non ho raccolto. Qui bisogna stare particolarmente attenti perché c'è di tutto dentro e quindi bisogna stare attenti a non incappare su qualche siringa o insomma su materiale pericoloso, perché c'è veramente di tutto. Allora, adesso per raccogliere sto utilizzando questo bastoncino perché non mi fido più con le mani. Dovrei avere uno strumento apposta, tipo quelle pinze che riescono a prendere sulla roba. Volevo farvi vedere
questo ammasso di immondizia. Cioè, ma perché proprio qui? Guardate che roba. Cioè, è scandaloso. È scandaloso. Non so cosa costi buttare questo sulle spazzature. Allora, io ho fatto 1 chilometro, ok? Questo è il risultato di 1 chilometro. In 1 chilometro. 1 chilometro. Naturalmente loro non mancano mai, eccole. Eh sì, il gelatino naturalmente una volta finito si butta a terra. Esatto, giusto così. Eppure quando si viene a camminare, si viene a fare una corsetta, è piacevole vedere questo panorama, no? Non lo trovate piacevole? Io sì, sinceramente. Correre o camminare comunque su un posto che non è molto trafficato, dove si può godere di quel poco che c'è di natura, direi che è piacevole. Quindi manteniamo piacevoli questi posti. Non siamo alle Canarie, ma è bello stare anche qui. Siamo a quota 2 chilometri, il sacco ormai è quasi pieno, è qualcosa di sconcertante quello che sto trovando. Inoltre non riesco ad arrivare dappertutto perché non mi fido di toccare con le mani. E siamo a 2 chilometri, il sacco ormai è quasi pieno, in soli 2 chilometri, e purtroppo non riesco ad arrivare dappertutto perché non mi fido di toccare con le mani. Ci sono certi punti dove c'è veramente il macello, e quindi non sapendo cosa c'è sotto non mi fido assolutamente di toccare con le mani. Cerco di prendere tutto con un legnetto e dove vedo che con i guanti ovviamente posso arrivare prendo, ma è qualcosa veramente di indescrivibile. Ora ho cambiato i guanti, qui devono essere andati fuori strada, qui c'è un pezzo di paraurti, chissà quanto sarebbe restato qui prima che qualcuno lo raccogliesse. Vabbè, non lo facciamo noi. Allora, il sacco direi che è pieno e sto facendo una fatica immane a portarlo indietro, quindi per oggi direi che ci siamo. Durante il tragitto qui si sono fermate diverse persone con le quali ho fatto anche dei discorsi molto interessanti che volevo condividere un po' con voi. E una signora mi diceva appunto che io non lo sapevo, tanto tempo fa per questi lavoretti utili c'erano dei voucher che venivano rilasciati a seconda delle ore che faceva una persona e si dava una piccola ricompensa economica a livello simbolico, appunto, a seconda di quante ore faceva una persona. Io credo che in qualche modo i giovani, cambio braccio, i giovani in questo senso vadano un po' incentivati. Dare dei gesti, ecco, come quelli con cui parlava la signora, credo che potrebbero aiutare molto a sicuramente tenere un po' più pulito, avvicinare un po' anche i giovani all'ambiente, alla natura e sicuramente anche al sociale. Quindi sarebbe una buona proposta. Eccoci qua, in soli 2,5 chilometri, questo è il malloppo. Che dire, ragazzi? Sicuramente questo è un piccolo gesto che cambia poco, molto poco, però se ci fossero tanti di questi piccoli gesti
sicuramente le cose allora sì che cambierebbero. Ho visto veramente delle cose che non concepisco, in quanto piccole carte di caramelle, di chewing gum, che in tasca non pesano veramente nulla, cioè non costa niente portarle a casa. E se ognuno facesse questo piccolissimo gesto, quello di tenere in tasca una carta e di buttarla nel cestino, o semplicemente non essere così superficiali da buttare le cose a terra e portarle nel primo cassonetto, nel primo bidone dei rifiuti, servirebbe a mantenere sicuramente più pulito, a fare sicuramente un gesto più morale e sarebbe sicuramente sinonimo di voler bene a questo pianeta che ne ha bisogno, ne ha veramente tanto bisogno. Guardate solo qua fuori, sicuramente il vento degli ultimi temporali ha fatto anche il suo, ma basta poco per tenere pulito, e ricordando sempre che questo pianeta è bellissimo e bisognerebbe mantenerlo tale, non solo per noi, ma soprattutto anche per le generazioni future. E in mezzo a questo trambusto di moto io vi saluto, spero che sia di ispirazione questo piccolo video e alla prossima avventura. Thank you.